Allora abbiamo l'autorizzazione per tirarli fuori? Le opere in mostra fanno parte di una serie che sto sviluppando negli anni. Il titolo è Fame. Sono opere che parlano del rapporto tra uomo e animale, un rapporto che nasce inevitabilmente con la caccia attraverso un gioco di seduzione, di sguardi, di attrazione, che spesso può essere un'attrazione pericolosa. In questo caso le due opere in mostra presentano degli elementi comuni alle trappole, come le bacche, che sono un punto di attrazione per attirare l'animale, e le spine invece per ferirlo, per catturarlo. Corona qua. Sì. Ok, centro dove il piede, eh? Quasi molto dove il piede. Centro proprio, centro, eh? Vai giù. Ah, no. Questo non si mette qualcosa di... che lo blocca, vero? Ah, quello che esce. Sì. Come attraversa la... Cioè, faccio così. Bravissimo. Bravissimo. Mi piace. Sì, sto aspettando le facce. Le opere che sto cercando di sviluppare nascono come dispositivi di cattura, ma si camuffano in qualche modo da oggetto d'arredo, da oggetto decorativo e quindi anche una scultura. Facciamo come prima. Come prima, quindi, che si vede quell'effetto, vuoi? Vede, sì. Una cosa del genere, per capisse. Ecco qua, questo scompare. Dite voi, vai. In un caso ho usato un dissuasore per piccioni che in realtà serve per spingere l'animale, ma l'ho trasformato in una corona di spine per diciamo simulare questa trappola fittizia e potenzialmente pericolosa. Perché adesso sono adesso di me adesso, cioè se lui rimanesse così che nell'altro caso abbiamo invece una corona di spine con delle bacche naturali. Entrambe le opere richiamano la forma della trappola, ma rimangono molto ambigue. In questa ambiguità che il mio lavoro in qualche modo si struttura. Da qui sta perfetto. Da qua, da lì? Perfetto. Posso scendere?